abbiamo ringraziato la Madonnina per aver donato così. Una grande gioia. Una grande gioia, sì. Abbiamo ringraziato la Madonna. Che emozioni state provando? Non posso parlare. Come si chiama il bambino? Come ti chiami? Michael. Anche lei, signora, ha voluto dedicare questo momento della vita di sua figlia alla Madonna. Che valore ha questo momento per lei? Tanto, tanto. Come si chiama? Perla. Io non sono di Gela. È la prima volta che vede questa festa? Sì, c'è la seconda volta. Da dove arriva? Da Cremona. È più bello di tutti, va, perché è la Madonna, la patrona di Gela. Che cosa la spinge a essere qui? È spinta perché uno ha la devozione alla Madonna e deve venire, perché è una volta l'anno, non è tutti i giorni. Chiederà qualche grazia in particolare? Ce ne tante grazie, la pace del mondo, delle famiglie, tutti i giovani, tante cose ci sono. Segue ogni anno la processione? Sì, infatti sì, la seguo sempre. Che cosa chiederà quest'anno alla Madonna in preghiera? Che tutto vada bene per il lavoro e per tutte le cose. Da dove arriva? Da Milano. È la prima volta che vede questa festa? Un po' di anni fa che l'ho vista questa festa. Comunque è una cosa che attira sempre, una cosa naturale che... È un momento di grande devozione. Esatto. Sono cose nel pensiero che rimangono. Salve, da dove arriva? Io da Fabriano, provincia di Ancona. E che cosa la spinge oggi a essere qui a Gela? Mia moglie è gelese. Cosa ne pensa di questa festa? Bellissima, è una tradizione che ancora resiste, mentre da noi non esiste più. Che cosa chiederà oggi nelle sue preghiere? C'ho un fratello che non sta tanto bene, che l'aiutasse. Spero che questo qui, la Madonna, la protegga. Vedere la tradizione. Gela è molto legata a questa tradizione religiosa, lei la segue ogni anno? Sì, vediamo sempre. Oggi la città di Gela che cosa chiede alla Madonna? Chiede che gli porti grazie e tutto quello che deve portare. Io è la prima volta che vengo. È la prima volta? Viene da fuori? Sì, dalla Germania. Ma io non sono di Gela. Quindi, di dov'è, signora, lei? Di San Michele di Canzaria. E che cosa ne pensa di questa festa? È una festa che mi piace. La devozione più che altro. È la nostra padrona, per cui... Che cosa chiederà oggi Gela alla Madonna? Che ci sia un po' di fortuna per tutti. La Madonna, che è la nostra patrona della città, è sempre bello vedere questo festeggiamento e quindi siamo tutti qui, almeno io sono qui per questo. Molti giovani e molte famiglie dal nord o addirittura dall'estero tornano in città per seguire la festa, è anche il tuo caso? Sì, sì, anche il mio caso, io ormai lavoro fuori e vengo proprio per la famiglia e questa occasione è sempre ben lieta e preghiamo la Madonna sempre per avere protezione per la famiglia. Dall'Australia. Ma lei è di origini gelesi? Sì. È tornato proprio per la festa della patrona? No, sono tornato per vedere la Madonna, che non avevo 5 anni che non la vedevo. Mi fa piacere vederla così. Una emozione che soltanto lei lo sa. Non è una cosa che posso spiegarle all'altro, è una cosa di me stesso. Come mai 50 anni fa ha lasciato la Sicilia per andare in Australia? Ero giovane e mi piaceva fare un'invention. And today I don't feel so I did. Stop. L'Australia è un paese meraviglioso. È un paese che ti dà tutto. La felicità, la gente sono bravi. Loro wonderful thing. Siamo devote, quindi abbiamo bisogno di lei. Chiediamo sempre la pace, di essere sempre buoni.